aveva chiesto una scossa soprattutto lontano dal Paladozza, ma purtroppo fin dall'approccio non è stato. No, la scossa l'ho presa io, nel senso che non posso nascondere, nonostante io abbia 53 anni e dovrei essere più scafato, una certa delusione, non per il risultato, perché due settimane fa siamo andati via da Brescia dopo aver perso di 3 punti con delle convinzioni diverse. Abbiamo degli alti e bassi nell'approccio mentale alle partite che sono spaventosi. E noi continuiamo a lavorare, come ho detto ai giocatori, il mio ci posso mettere solo il lavoro fatto con metodo, con una certa, con entusiasmo, con energia, con obiettivi. Poi dopo bisogna, diciamo, prima di entrare in camera bisogna accendere la luce. Se ci si dimentica di accendere la luce è molto difficile. Ecco, il momento più positivo, se si può dire così, di questa fortitudine è stato nel terzo quarto, quando siete riusciti ad aprire di più il campo e a trovare soluzioni migliori. Si deve ripartire da lì, è quello che si porta via da tempo. No, si deve ripartire dal fatto che le partite durano 40 minuti. Cioè, adesso il mio assistente ricordava che a Brescia l'inerzia cambia, eravamo più 6, quando prendiamo un canestro in contropiede, ci sta. Daniel esce per fare la rimessa a fondo, arriva Raucci e gli dice no, la faccio io. Daniel gliela dà mentre Raucci sta entrando in campo, perdiamo la palla e Musciatti, che è il leader emotivo di Brescia, si gira verso i compagni percependo l'odore del sangue in un momento in cui loro erano morti e risveglia tutta la squadra. Cioè, non voglio scaricare le responsabilità, però è difficile intervenire su prove di questo genere. La rimessa è la rimessa. Cioè, il paradosso di questa nostra stagione è che se dovessimo valutare cosa fare dopo la partita di 7 giorni fa, avremmo una strada. Dovendo valutare oggi, dovremmo cominciare dal terzo tempo, perché ne abbiamo sbagliati 2 da sotto da solo, dalle partenze in palleggio, dal passare la palla a quello con la maglia con la tua stesso colore e non quell'altro, allora diventa un po' complicato. E questo dipende, credo, esclusivamente dall'approccio che abbiamo alla gara, che in trasferta, in 3 trasferte su 5, stranamente contro le squadre peggiori, peggiori nel senso con un record peggiore, perché noi contro Brescia e Imola in trasferta abbiamo perso un supplementare di 3 punti, abbiamo perso di 18 a Treviglio, di 11 a Matera e di 28 a Trieste. La natura umana è piena di meandri insondati, cercheremo di analizzarli con la dovuta pazienza.